to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Ci si sente a casa e qua non sono il sindaco ma sono Daniele. Giusto a un certo punto sono diventato il sindaco quando mi hanno detto a buca dietro casa, a giardino, a scuola. Però al di là di quello veramente è come stare a casa, è come sentirsi parte di una comunità, di quella grande comunità genzanese che viene rappresentata degnamente da questa società che è il Cinzo. Grazie. Grazie al sindaco, che quando vuole noi siamo qui, quando vuole ci viene a trovare in qualsiasi momento, grazie. E adesso due parole al responsabile del settore giovanile del CINSA del prossimo anno, Giovanni Savino. Buonasera a tutti, vi volevo innanzitutto ringraziare per la partecipazione a questa nostra festa. Io credo che quando c'è partecipazione è sinonimo di segnale positivo sicuramente. L'anno scorso proprio in questa sede abbiamo definito questo anno che si conclude oggi il nostro anno zero, il nostro punto di partenza. Quest'anno abbiamo fatto tanto e credo che sicuramente abbiamo lavorato per il bene dei ragazzi, abbiamo cercato di dare un input su quello che deve essere il lavorare con dei ragazzi della scuola calcio e abbiamo fatto tesoro delle critiche ricevute quando abbiamo capito che in alcuni casi potevamo sicuramente fare meglio. Quando invece ci sono sembrate critiche distruttive abbiamo continuato sulla nostra strada e credo che questa partecipazione, questa voglia, soprattutto la crescita costante di tutti i ragazzi ci possano permettere di partire per il prossimo anno.
due piccole informazioni alle vostre spalle, che anche all'ingresso vedete delle locandine con le date dei raduni per quanto riguarda il settore giovanile, ragazzi nati dal 99 al 2004. Io invito tutti voi, chi conosce amici, cugini, parenti che vogliono partecipare e mettersi in gioco per formare quelle che saranno le squadre del settore giovanile per la prossima stagione, a dare un'occhiata e a farci anche un po' di pubblicità. Per quanto riguarda la scuola calcio, invece, anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento con il campus estivo. Tra pochi giorni verranno pubblicate sui nostri social le locandine per il campus, che quest'anno inizierà il 17 luglio e proseguirà per due settimane. Dopodiché vi aspettiamo tutti a metà settembre, ma riceverete le notizie ben precise. Vi saluto, vi ringrazio, ed è arrivato il momento che aspettavamo tutti dell'estrazione della lotteria. Allora procediamo all'estrazione della lotteria. Tell me that you love me more than hate me all the time.